Il 5 Stelle nasce profondamente per un attaccamento reale al tuo territorio, che sia Firenze, una città grande, che sia Bagnarripoli, la Strassigna, Calenzano, la Rufina, Bagnarripoli, eccetera, eccetera. Perché questo ti permette di cambiare, perché l'impatto sul livello nazionale lo fai cambiando veramente la mentalità delle persone, rimandando l'onestà, eccetera. Ma se non riesci anche a essere veramente presente sul territorio, veramente dare importanza al tuo territorio e a cambiarlo, te non fai niente. La legge sul gioco d'azzardo patologico in commissione, io a livello preventivo ho mandato a fanculo l'intera commissione. Se, però c'era una ragione, scusate, ho detto una cosa sbagliata. Io ho detto, se tutte le persone che sono qua non si metteranno dalla parte dei cittadini su questa legge che è importantissima, che ha un fiume di denaro in entrata con le slot, le VLT, casino online, il poker online, questi ultimi due macinano 14 miliardi di euro nel 2012 e noi ci prendiamo lo 0,6% di tasse, ma questo è ancora un altro discorso. Un anno fa abbiamo proposto l'abolizione dell'IRAP per le microimprese, abolizione totale, non solo il 10% a tutti, ma l'abolizione totale solo per le microimprese. Questo l'abbiamo depositato un anno fa. Poi parliamo di lavoro. Per noi la ricetta è abbastanza semplice, io lo dico sempre, tutta la concentrazione del nostro lavoro è sulle piccole e microimprese. Le microimprese, quelle sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di euro, sono il 95% delle imprese italiane. E questa persona, noi ci guardavamo e parlava di fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sì, l'avevamo già aperto noi, poi parlava di forma mentis degli insegnanti che deve cambiare per far cambiare la scuola, quando la scuola non ha più neanche la carta igienica o gli spazi dove insegnare. E questa persona parla di cifre, di abbassamento del cuneo fiscale, non sapendo neanche dove andare a prendere i soldi. Dice, a giugno faremo la riforma della giustizia. Siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi perché questa persona evidentemente o c'è o ci fa, non lo so, ditemelo voi. Perché è una persona che scrive a Di Maio dei Pizzini, il nostro vicepresidente della Camera. Luigi, ma scusami, ma questi fanno opposizione davvero tutti i giorni, no? Perché dimmelo, perché insomma. Una persona che non è abituata evidentemente a un confronto, ad essere criticata. Non è abituata ad essere criticata perché forse l'unico ostacolo che ha avuto alle primarie è stato Crozza, signori. È stato Crozza l'unico ostacolo che ha avuto Renzi alle primarie. Non un giornale, gli facevano gli endorsement. Prima pagina su Repubblica. Ha vinto facile, gli piace vincere facile, sinceramente, questo ragazzo, eh? E gli ricordo a Renzi che lui esattamente 11 giorni prima della sua candidatura a presidente della provincia di Firenze è stato assunto dall'azienda di famiglia come dirigente. Si è autoassunto? Esatto. E questo per una legge nazionale che è il decreto legislativo 267 del 2000, se non ricordo male, gli permette, del 2002, del testo unico. E gli permette praticamente di ricevere direttamente i contributi per la sua pensione. Ciò vuol dire che lui in circa 9 anni e 6 mesi, prima dalla provincia, poi dal comune, ha ricevuto i contributi per la pensione pagati direttamente da questi enti, ossia con i soldi dei cittadini, perché gli enti naturalmente raccolgono attraverso una serie di tasse i vostri soldi. Circa 350.000 euro. Ok, è una legge, ma adesso è Presidente del Consiglio. Quindi ha un'indennità e anche una pensione che è paragonabile per l'appunto a quella dei parlamentari. Quindi se lui veramente vuole cambiare verso, perché non rinuncia ai soldi che prende e ai contributi che ha preso dagli enti locali che sono soldi nostri? Chiediamolo, perché guarda gli altri.